deve essere usata per la risposta ormonale e per l'espressione dei nostri geni nutrigenomici e anche sul controllo dell'equilibrio dell'acido basico. Anche questo ha una sua valenza. E allora io mi rifaccio alla natura. Voi sapete, o se non lo sapete, io seguo una dieta tipicamente ancestrale, una dieta di tipo, io non voglio utilizzare il termine paleo perché altrimenti offro il fianco alle battutine ironiche che dicono sì, ma noi siamo nel neolitico, non siamo più nel paleolitico e non siamo nella dieta delle caverne. Sì, però guarda caso, le tribù incontattate o scarsamente contattate oggi, non milioni di anni fa, oggi, di cosa si cibano? Si cibano di carne, pesce, uova, frutta, verdura, l'unico edulcorante è il miele, se lo trovano, e tuberi. Hanno le pizzette, hanno le focaccine, le piadine, le briochine. No, la natura non ha previsto queste. Allora, è inutile inventarsi delle mode. È inutile. La natura ha previsto già tutto questo. E questi indigeni, e io tra l'altro li ho visitati, perché come sapete faccio kayak esplorativo nel mondo, ho visitato i luoghi più inaccessibili della Terra e ho avuto modo di incontrare, chiaramente non quelli incontattati, se no sarei un esploratore, quelli scarsamente contattati, mangiavano tutti le stesse cose e non hanno il telefonino gli indigeni dell'Amazzonia che telefona a quelli dell'Africa, dicono cosa prepari oggi da fare? Tutti mangiano le stesse cose, quindi guardate. Gli Arawa, oggi sentinalesi, che si trovano nelle Andamane, le Andamane sono delle isole al sud dell'India, tra l'altro questi sono veramente incontattati, qui sta scagliando una freccia contro un drone, perché li esaminano solo con i droni, non sono lasciati a livello proprio primordiale. Andate a vedere su Google cosa sono, chi sono i sentinalesi, sono ancora cacciatori e guerrieri. Questi mangiano pesce in quantità industriali, cocco, non hanno cereali, non hanno legumi, non hanno latticini, non li conoscono e non esistono, non sono grassi. Qualcuno mi dirà sì, ma muoiono, la solita cosa, muoiono a 30 anni. Non è vero, vi dirò, non è vero, per il semplice motivo che io nella giungla malese, nella giungla amazzonica, ho visto uno di 70 anni, anche di più, arrampicarsi come una scimmia sotto un albero per prendere dei frutti. Non è vero che muoiono a 30 anni, muoiono a 30 anni, logico, non hanno ospedali, c'è la mortalità infantile, ci sono infezioni, ma quello è tutto un'altra notizia. Per non parlare poi degli autoctoni nordamericani, io faccio sempre l'esempio dei pelle rossa. Il pelle rossa, come ve li immaginate voi nei film di cowboy, ne avrete visto qualcuno, sono sempre a petto nudo, sempre, qualunque stagione, squartati, fisico scultorio. Adesso andate un po' nella riserva, io sono andato nella riserva Navajo l'anno scorso, sono tutti obesi, diabetici, alcolizzati e depressi. Sapete perché? Perché da cacciatori e raccoglitori che erano, li hanno resi praticamente americani con l'alimentazione che è veramente salutare, no? La vera dieta mediterranea, non la dieta mediterranea della Barilla, cosa prevedeva? Consumo di frutta e verdura, consumo di pesce, consumo di olio extravergine d'oliva, questa è la vera dieta, consumo di carni magre selvagge, non le carni processate, non le carni di allevamento intensivo della pianura padana, non il pesce a cui viene data la soia. Ma quando mai il pesce mangia soia? Eppure noi mangiamo pesce d'allevamento sulla soia e lo stesso la carne. E solo moderato consumo di legumi e cereali integrali non trattati e non raffinati quale fonte proteica secondaria. Cosa significava? Che quando non c'era trippa per gatti, come si suol dire, e chiaramente si adattavano a mangiare anche proteine per morire, ovviamente non elettive per la specie umana, ma soprattutto, questo l'ho sottolineato, restrizione calorica periodica. Non c'era questa sovralimentazione che c'è oggi. Questa restrizione calorica periodica, questi periodi di digiuno programmato, anche di tipo religioso, che oggi non si fa più, questo portava che cosa? Una mitocondrio biogenesi, a un allenamento ormetico per il mitocondrio, che oggi non si fa più.
avvelenamenti quotidiani. Ieri sempre in spiaggia, perché io preferisco poi non andare in queste spiagge perché poi mi incavolo, ho visto dei bambini a cui i genitori si bevevano birra e i bambini Coca-Cola e patatine, ed erano tutti obesi, obesi, famiglie di obesi, con bambini obesi. La moda vegana poi è meglio che non ne parli, perché siamo persi. Il lato oscuro della soia è questo. Allora, se vostra moglie, io adesso parlo ai maschi, se vostra moglie al mattino vi dà il latte di soia, sappiate che è un amante. È un amante, perché è un anafrodisiaco per eccellenza. Abbassa il livello di testosterone, ma poi contiene tutti questi elementi. Va bene? Allora, qual è un esempio? Colazione usuale italiana, brioche, cappuccino, caffè. Classico, no? Colazione consigliata sana dai nutriziosauri. Sono latte, fette biscottate o due o tre o quattro, perché poi dipende, va? Con un velo di marmellata, poi a volte un velo più spesso, un velo più basso, ma se non va tutta. Una colazione sana, che secondo me equilibrata, che contenga proteine, carboidrati, perché un po' ci vogliono logicamente, e grassi, uova, noci, mandorle, nocciole, tra l'altro voi sapete che è un'azione cardioprotettiva, interessante, miele come unico edulcorante, stiamo parlando non del miele cinese, però, perché purtroppo è stato anche quello imitato, miele possibilmente di acacia, perché l'acacia contiene anche un po' di crisina, che anche quello favorisce un'azione antiaromatasi, la cannella perché piace, perché come sapete la cannella è un'azione anche antiglicante, cinnamonum, cacao, cocco, frutta fresca, tè verde non zuccherato, ci sta anche il caffè, per carità, questa è una colazione decisamente più sana. Questa è la mia colazione, quella è la colazione fotografata da me, mia foto, in un reparto di diabetologia. paziente diabetico, quella era la colazione, ho fatto la foto in ospedale perché poi ho detto non è possibile. Pane, cos'è? Brioche, e poi è chiaro che viene data la metformina, per continuare a dare la metformina bisogna dargli quello, no? La quercetina è estremamente interessante, ha un'azione antiossidante, ha un'azione antivirale, che ho avuto fuori adesso un recentissimo studio, no? E qual è il frutto elettivo più ricco di... Il cappero, guarda caso, fa parte della vera dieta mediterranea, quindi il cappero non deve mai mancare nella vostra alimentazione, senza troppo sale, però piano. Curcuma, zenzero, eccetera, eccetera. Il melograno o la melograna sono interessanti per la presenza di acido ellagico. Voi sapete che l'acido ellagico viene utilizzato non solo in medicina estetica, sempre le famose creme cosmeceutiche, ma l'acido ellagico insieme alla vitamina C ha la capacità di inibire la nitrosazione dei nitriti, nitrati, nitrosamine cancerogene. Quindi, trucchetto, volete mangiarvi la bresaola, che purtroppo contiene nitriti e nitrati, sempre spremuta di limone sopra e magari un succo puro senza zucchero di melograno. L'estratto di crucifero è nella, più che nella buccia è nel pericarpo, che infatti non butto mai con la parte bianca, un po' male per verità. Si parlava prima dell'estro profile. In che modo può essere migliorato? Dando logicamente sì, i cavolfiori, i broccoli, le crucifere sono positive, ma uno non si può ingozzare di tutti questi crucifere, anche perché voi sapete che hanno un'azione, guarda caso, gozzigena, hanno un'azione tiroido inibente. Però si può prendere l'integratore, che è l'indolo 3-carbinolo, Giorgio ha parlato stamattina del sulforafano, sulforafano che dir si voglia, ma anche del suo precursore che è il diindolilmetano, che hanno la possibilità di migliorare questo rapporto. Io stesso ho avuto diversi pazienti, in particolare proprio questi tre maschi che io sto controllando, che avevano un rapporto rosso del estrone 2OH, 16OH,
con l'integrazione e con l'aggiustamento della dieta hanno migliorato questo rapporto. Ecco quindi che una dieta anti-aging secondo natura, ovvero quella dei cacciatori e raccoglitori, è quella migliore, più indicata per preservare il nostro comparto ormonale. Ultimo argomento, gli ultimi 10 minuti, quello dei xenobiotici. Questi xenobiotici, dal greco xenos, che significa straniero, estraneo, estraneo alla vita, sono tutte quelle sostanze potenzialmente tossiche che possono avere un effetto di distruttori del nostro equilibrio ormonale, in quanto interferiscono con la sintesi, la secrezione, il trasporto, l'associazione, l'azione e l'eliminazione degli ormoni naturali. Questa è l'azione degli interferenti ormonali. Possono avere o un'azione di esaltazione dell'ormone stesso o una mancata risposta dell'ormone naturale. Quindi vanno proprio a livello ricettoriale ad agire e quindi in modo capillare. I farmaci possono avere anche un'azione di interferenza ormonale, cioè non solo le sostanze tossiche ambientali. I pesticidi. Questi sono un grande problema perché sono utilizzati in gran copia, in grande quantità dall'industria agroalimentare, senza alcun controllo, ve lo posso dire con assoluta certezza. Sono stato recentemente in Trentino per far kayak nel Noce, nella Val di Nonco, e tutti conoscete la zona di Mezzana, no? Allora, lì c'è le mele che devono essere rosse, belle, rubiconde, tutte meravigliose, tutte etichettate, tutte uguali, fanno un sacco di trattamenti con glifosato e con altri pesticidi. C'è un'altissima incidenza di tumori, soprattutto a livello della sfera ormonale femminile. Plastificanti, i ritardanti di fiamma, quindi anche nei computer, nella produzione di computer e dispositivi del genere, i ritardanti di fiamma hanno azioni interferenti ormonali, l'acido perfluorottamoico, ebbene tutti questi, come vedete, sono in grado di mandare in frantumi l'equilibrio ormonale dell'organismo e sono chiamati infatti distruttori endocrini. Tra l'altro hanno carattere lipofilo e hanno quindi si vanno ad accumulare nel tessuto adiposo, penetrano per ingestione, inalazione, iniezione, contatto della pelle, gli scontrini fiscali, voi sapete, la carta termica ha un'azione di interferenza endocrina e sono anche obesogeni, cioè fanno ingrassare. E già nel 2006 si accorsero di questo problema. Ecco quindi che i quadri che noi osserviamo sì sono dovuti a una scorretta alimentazione e magari a uno stress cronico non gestito, perché poi anche il cortisolo in eccesso fa ingrassare, ma probabilmente anche a tutti questi interferenti endocrini. In particolare le cellule adipose aumentano di numero e dimensioni, quindi ipertrofia e iperplasia, e queste sono foto fatte da me in spiaggia. Qui c'è già ginecomastia, questa ginecomastia, questo qua in particolare, e questo significa che c'ha gli estrogeni aumentati. Questo è pericoloso anche per la prostata, perché il cancro della prostata, io quando mi sono laureato in medicina all'epoca c'era il testosterone demonizzato, no? Cancro della prostata dovuto a un eccesso di testosterone. Poi però mi sono posto delle domande: ma come mai il cancro della prostata non colpisce il trentenne, il ventenne che ha livelli alti di testosterone, colpisce il sessantenne, il settantenne che ce l'ha bassi? Quindi mi avevano insegnato qualcosa che non quadrava bene, e in effetti poi è così: il cancro della prostata è maggiormente presente in coloro che hanno un'inversione del rapporto tra testosterone ed estrogeno. Ecco perché vanno sempre misurati nel maschio. L'endocrino senescenza può essere dovuta a vari problemi: deficit di sintesi dell'ormone, deficit di meccanismo del trasporto, alterazione del meccanismo periferico, del metabolismo periferico e problematiche ricettoriali. Le organotine, non so se l'avete mai sentito nominare, anche queste sono presenti dappertutto. Guardate,
vernici, carta da parati, borse, sacchi per aspirapolvere, addirittura abbigliamento tecnico sportivo, il Gore-Tex contiene interferenti ormonali, soprattutto le aziende Patagonia, tipo Patagonia, eccetera. La plastica delle bottiglie, gli sfenoli, io adesso vado veloce perché ho già sforato, le padelle antiaderenti, non compratele dai cinesi, non compratele nei mercatini, anche nei negozi di lusso a volte ci sono queste qua, sempre certificate senza PFOA, quindi i ftalati, la plastica che avvolge l'alluminio, tutto quello, il glifosato ne abbiamo già parlato, no? Adesso è venuto fuori il come si chiama, responsabile della Marina, mi sembra Paolo Marina, che ha detto sì, però la pasta che noi vendiamo dovrebbe costare 10 volte di più se fosse senza glifosato, per cui vendiamo quella con glifosato, come dire diamo da mangiare ai porci, quello che, cioè è assurdo questo ragionamento. Questi sono gli effetti di glifosato nelle zone di produzione, perché qua a caso nessuno va mai a controllare cosa succede dove lo producono, sempre purtroppo nelle zone tipo Messico, India, dove la gente non controlla. Come difenderci? Questo dovrebbe dircelo il Ministero dell'Ambiente, che ha redatto un documento che non è arrivato mai a nessuno, io l'ho trovato su Google. Concludo con queste diapositive, cosa possiamo fare? Ecco perché epigenetica, perché noi dobbiamo essere responsabili del comportamento individuale. Dobbiamo scegliere animali che vivono liberamente nella natura, rifiutarci di acquistare carne che proviene da allevamenti intensivi. Recentemente sono andato in una macelleria, ho chiesto, mi hanno detto che lei vende una carne ottima. Sì, la mia è la carne migliore della Valsesia, Piode, località Valsesia, no? E ho detto, scusi, cosa dà da mangiare l'animale? Beh, la soia, logicamente, perché deve essere bella grassa la carne. Benissimo, io non sarò mai suo cliente. Cioè, voglio dire, il manzo, che per definizione è un erbivoro, deve mangiare il fieno, secondo voi deve mangiare legumi? Allora, noi dobbiamo rifiutarci a livello personale di mangiare questi tipi di carne. Quindi scegliere carne grass-fed, cioè solamente quella bestiame allevata a pascolo, solo erba e fieno. Tra l'altro la carne così ottenuta, da me analizzata perché non mi sono neanche fidato, ma ho visto, non si sa mai, aveva livelli di omega 3 comparabili a quelli del pesce, aveva livelli di creatina eccezionali, carnitina, acido linoleico coniugato, evitare, questo poi è una schifezza mostruosa, le carni separate meccanicamente, poltiglie e appetiformi vendute sotto, poi ci sono le spinaccette, ma la gente mangia questo, eh? E poi cosa? E poi vengono gli studi, la carne è cancerogena. Ma c'è bisogno di fare uno studio per dire che quella carne è cancerogena? Ma non sprechiamo i soldi e utilizziamoli per altri sistemi. Evitare plastica, utilizzare vetro, stessa cosa per il pollame. Questo è ancora più vulnerabile alle malattie, come sapete il pollame è arricchito di antibiotici, per cui poi c'è un antibiotico resistenza. Pesce d'allevamento, stessa cosa, viene dato la soia al salmone. Frutta col glifosato, come difenderci? Non farsi blandire dalla pubblicità ingannevole, perché quando io ho letto mortadella anti-aging, cioè possibile, la mortadella anti-aging, sono andato a vedere, raccomandato, addirittura raccomandato dal Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, e qui la valigetta è arrivata particolarmente ricca di contante, perché non è possibile, assolutamente, perché quando poi leggete, vi scritto piccolissimo, nitriti, nitrati, glutammato, destro, cioè tutte le porcherie più assurde nella mortadella, e poi raccomandate. Nitriti e nitrati, come sapete, sono utilizzati anche come fertilizzanti, sono probabilmente cancerogeni per gli esseri umani, si trasformano in nitrosamine che sono sicuramente cancerogene.
Alcuni dicono, ecco, vedete, io sono vegano, quindi non mangio nutrienti e nitrati per le carne processate. Peccato che siano presenti anche negli ortaggi e nella verdura, particolarmente in quella ingustata. Per cui assolutamente da evitare l'insalata ingustata prelavata, ricchissima di nutrienti e nitrati. Concludiamo, geni e capacità detox, noi dobbiamo mantenerli al top. Per mantenerli al top il nostro fegato, che è l'organo chiave, deve essere anche questo nutrito, cullato, blandito e vezzeggiato. Dobbiamo soprattutto avere presente la funzione di questo enzima glutatione transferasi. Le tre fasi della detossificazione dovreste conoscerla, in particolare la prima è promossa dal citocromo P450, nella seconda fase entro gli enzimi dipendenti dal glutatione, e poi ovviamente cosa fare per cercare di proteggere da questa congerie di sostanze tossiche? Migliorare la biodisponibilità dell'ossigeno, perché quindi ci viene in aiuto il solfato di deuterio e gli enzimi associati, in poche parole, cell food di cui vi ha magistralmente parlato Giorgio. Tra l'altro inibisce l'ossidazione e la sua depressione degli eritrociti, ma soprattutto cosa fa il cell food? Stimola la superossido dismutasi mitocondriale. E questo è molto importante perché favorisce questa rigenerazione mitocondriale che ho sottolineato in precedenza. Concludiamo con la terapia chelante. Chela in greco significa, diciamo, è la chela del granchio, per cui prende i metalli tossici, quelli che riesce a fare, non tutti. Tra le sostanze più interessanti, a parte il cell food che è il caposaldo, l'etilendiamino tetracetico, glutatione, acido alfa-lipoico, lo zinco che ha un'azione anche chelante, questo gel che si chiama Entros Gel, molto interessante, che ogni tanto vi consiglio di utilizzare. La zeolite la ricordo, ma non l'amo personalmente, perché può essere inquinata dalla zeolite della Cappadocia, che è radioattiva, quindi personalmente non l'amo. La carnosina invece sì, estremamente interessante, perché ha un'azione non solo chelante, ma un'azione anche tamponante l'accumulo di acido lattico. E la crisina, che agisce come inibitore della aromatasi. Conclusione, ricordatevi che la tecnologia non è sempre amica. Quindi dobbiamo distinguere tra la tecnologia eco e biocompatibile, che è veramente poca, ve lo assicuro, e la tecnologia invece che non si occupa assolutamente dell'essere umano. E la nuova minaccia è questa, che è il 5G, ma di cui oggi non vi parlerò. Quindi ricordiamocelo sempre. Noi dobbiamo con il nostro stile di vita condizionare il tipo di invecchiamento, ma soprattutto con le scelte alimentari, quindi noi siamo responsabili della produzione del mercato. Se noi non chiediamo più certe cose, non vi preoccupate che i produttori non ve lo offriranno più. Va bene? Ora io vi ringrazio, vi invito a uno dei miei weekend teorico-pratici a Tiegin, dove si agisce oltre che si parla. Quando sarà il prossimo? Il prossimo lo facciamo il prossimo 17-18 ottobre. Dove? È una splendida località a picco sul mare, tra le gallerie di Riva Trigoso e Moneglia, sulla costa ligure del. Vi manderò tutte le informazioni. Dai, bravo.